Gli Emirati Arabi fanno omaggio ai loro ospiti VIP di una vaccinazione contro il coronavirus. Ne ha beneficiato giorni fa anche l'amministratore delegato dell'ENI. Alcuni tour operator britannici offrono per $45,000 soggiorni di 2 settimane a Dubai comprensivi di vaccino Pfizer. In un suo intervento sull'Espresso, Gino Strada ha ricordato che i paesi ricchi con il 14% della popolazione si sono già assicurati il 53% delle dosi di vaccino disponibili. Un'analoga sperequazione è alla vista nel nostro paese se non si frenerà l'attivismo di quelle 3 o 4 regioni che hanno chiesto di potersi muovere liberamente sul mercato dei vaccini rompendo il patto associativo che le lega allo Stato e alle altre regioni e facendo naturalmente lievitare i prezzi. Negli ultimi 11 mesi i governi hanno stanziato 93 miliardi di euro per i vaccini e anche questo giustifica la richiesta sempre più diffusa che vengano superati i vincoli legati alla proprietà dei brevetti, consentendo così di aumentare la produzione. Come conciliare il diritto alla vita e alla salute delle persone con la protezione della proprietà intellettuale nel settore farmaceutico è questione discussa da tempo anche in Italia. La rivista Quaderni Costituzionali ha ospitato negli anni un dibattito innescato dalla giurista Anna Falcone dell'Università della Calabria, che per prima aveva denunciato gli effetti della abnorme concentrazione dei brevetti in mano a poche multinazionali. Allora, eravamo nel 2012, sembrava irrealistico mettere in discussione i diritti legati alle licenze. Oggi lo chiedono scienziati e governi di tutto il mondo e persino la prudente Unione Europea sta convincendosi che il conflitto tra i diritti delle case farmaceutiche e quelli dei cittadini debba essere affrontato in termini politicamente più coraggiosi e giuridicamente più equilibrati. Siamo in chiusura.